Riportare l'attenzione sul tema dell'inquinamento urbano, specie a riferimento alle emissioni dei trasporti a seguito della COP21 di Parigi. Questo è uno dei principali obiettivi del workshop sulla qualità dell'aria nei centri urbani organizzato a Milano da ENI in collaborazione con il RIE. Un'occasione per presentare le innovazioni attuate dall'azienda energetica sul fronte della sostenibilità ambientale, tema su cui si concentrano il mondo accademico, aziendale e politico. La soluzione è fare sistema, la soluzione è riuscire a raccogliere i contributi di tutti, contributi delle aziende che hanno esperienze, tecnologie, capacità di ricerca, il contributo degli accademici, delle università, dei centri di ricerca che possono aiutare a fare le analisi e a innovare, a trovare soluzioni innovative che poi possono essere tradotte dall'industria. E le istituzioni che devono dettare le regole, delle regole che riescano a coniugare quello che ho detto prima, cioè la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica, perché non possiamo vivere solo di sogni, ma dobbiamo vivere di fatti concreti e quindi ci vuole pianificazione, pragmatismo e soprattutto capacità di trovare le soluzioni insieme. Il mondo accademico ha la responsabilità evidentemente di studiare le problematiche e poi di esporre i risultati per indicare quelle che sono da un lato le strategie che con una determinata certezza si possono percorrere per alleviare i problemi e dall'altro nell'individuare anche quelle che sono ancora evidentemente i buchi neri, cioè le cose o i fenomeni, le alternative che non sono ancora state abbastanza approfondite, che quindi sono più dubbiose dal punto di vista tanto della fattibilità che dal punto di vista poi dei risultati che si possono ottenere. All'obiettivo di una maggiore sostenibilità ambientale lavora anche il governo che, come ricorda il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, ha messo sul tavolo alcuni interventi. Fra pochi giorni uscirà il bando di 35 milioni per i percorsi casa scuola, casa lavoro. Abbiamo il conto termico 2 aperto, 900 milioni, 700 per i privati, 200 per gli immobili pubblici. Abbiamo i 250 milioni del fondo Kyoto per la ristrutturazione ecologica delle scuole. Abbiamo già detto che anche per il 2017 sarà ripetuto l'eco bonus aperto, anche esteso in questo caso anche ai condomini. Quindi abbiamo una serie di misure sul campo che noi crediamo possano incominciare a dare risultati.